nessun sindaco riuscirà o riesce a debellare i problemi di Roma. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi mi trovo qui a Roma e passeggiando per questa zona, che non sto qui a dirvi per motivi di privacy, è una zona comunque che si trova a Roma Sud, mi sono accorto come ci siano veramente tanti problemi, cioè problemi che esistono, che non sono una utopia, ma sono una realtà, ok? Io passeggiando mi sono accorto innanzitutto che ci sono un sacco di foglie per terra che non sono ancora state raccolte, ok? Cioè queste foglie sono presenti nel marciapiede e l'asfalto è bagnato e creano un cuscinetto nel quale una persona anziana, secondo me, potrebbe scivolare, e non vengono tolte, nel senso che stanno lì tranquille e serene a creare questo cuscinetto che può provocare danni a qualsivoglia persona, a qualsivoglia essere umano, ok? Altro problema, spazzatura. Ecco, io sono convinto che nessun sindaco nuovo, che può essere di centro-sinistra, di centrodestra, di destra estrema, di sinistra estrema, riesca a debellare la piaga relativa alla spazzatura. Cioè la spazzatura sarà sempre un problema che Roma si porterà con sé. Per esempio a Pisoniano, ma anche nei piccoli paesi di provincia, c'è per fortuna un addetto che in determinati giorni viene a portar via la spazzatura. Quindi non bisogna stare là a buttare la spazzatura nei cassonetti, ma viene una persona, credo che sia preposta dal comune proprio di Pisoniano e dagli altri comuni, paesi quindi ubicati nella relativa provincia di Roma, che vengono ogni giorno a prendere quei determinati rifiuti, ok? Che sono, diciamo così, rifiuti che vengono ad essere adagiati, quindi adibiti, nei diversi secchioni, che ovviamente vengono trattati da chi li va a ritirare, ok? Fatemi mettere la mascherina, che c'è il tendone di cavi test rapido, okay? C'è il tendone del test rapido per il Covid. Bene. Quindi diciamo che una, chiamiamola, attenzione c'è in questi paesi, no? Non è come a Roma che il cittadino scende e butta la spazzatura e santi benedetti. Okay. In questi piccoli paesi vige la regola che viene il simpatico addetto alla spazzatura in determinati giorni a portarla via, ok? E secondo me è anche meglio, e secondo me funziona meglio questa cosa qui. Infatti andando a Pisoniano
non ci sono secchioni per la strada, il paese è pulito, pulitissimo, non c'è zozzeria e non c'è nulla di tutto questo. Ok? Altro problema di Roma che affligge la città in questione da anni, ovviamente, è il traffico, no? Qualcuno potrebbe pensare, ma il traffico è un problema di tutti, no? Milano, di tutte le grandi città. Sì, è vero, però soprattutto Roma, che è una città molto grande, molto più grande rispetto a Milano, a Napoli, a Palermo e a Firenze, oltre che a tutte le altre, si porta dietro questo annoso problema. Ok? Per qualcuno non è un problema, per me per esempio è un problema, no? Perché se io devo spostarmi, no? Da una parte all'altra e ho chi mi porta, io non guido la macchina, non mi va. Per me guidare la macchina è una grande rottura di coglioni, va bene? Io non voglio avere macchine perché non voglio perdere soldi per queste cazzate, ok? Non voglio perdere soldi in bollo, assicurazione, minchiate del genere. Io voglio una via tranquilla e serena, non voglio rotture di coglioni, ok? Però se ho chi mi accompagna per andare da una parte all'altra, bene, quella persona ovviamente si rode il culo, no? E dice, caspita, sto aspettando, no? Che io possa arrivare da una parte all'altra della città, però se c'è questo traffico, di fatto, non posso arrivare dove tu vuoi, caro Leandro, ok? E questo è un problema secondo me molto molto grave, mia opinione, sia ben chiaro. Mettiamoci anche il problema relativo all'inquinamento che deriva ovviamente dal traffico, cioè è un problema, questo problema non verrà mai tolto, no? Nonostante i tanti proclami, le tante promesse che sono stati creati, no? Da parte di quelle, chiamiamole autorità, no? Mondiali che si sono radunate di recente all'EUR di Roma, no? Che hanno stabilito che bisogna andare a ridurre i livelli di inquinamento. Okay? Sì, tante belle chiacchiere, tante belle parole, però parole che rimangono lì dove stanno. Okay? Cioè non ci sono delle, chiamiamole, possibilità reali, autentiche, che secondo me questi problemi spariscano dalla circolazione, ok? Ecco, io voglio fotografarvi la situazione a Roma. Ok, guardate che roba. Questa è Roma, ragazzi, una città eterna. Viva i piccoli paesi come Pisoniano che non hanno questi problemi, ok? Guardate fuori dal secchione quanta spazzatura del cavolo c'è, guardate che roba, ragazzi, okay. Questa è la situazione, okay. Quindi io mi auguro che qualcuno effettivamente parlando riesca a risolvere questi problemi, cioè la speranza è l'ultima a morire, ok? Però io sono convinto che questi problemi relativi a Roma ci saranno sempre, guardate, tra l'altro non ci sono solamente i secchioni stracolmi, ma anche qui vicino a quest'area verde, bella area verde, no? C'è tutto questo casino che vedete, tutta carta, cartaccia, scarpe, di tutto ci sta. Ok? Ora io non so chi è stato a fare tutto questo, però mi dispiace vedere una città, la città dove sono nato, Roma, ridotta in questo stato, ridotta a questa maniera qua. Ok? Quindi mi auguro che qualcuno faccia qualcosa, mi auguro che i problemi vengano ad essere risolti una volta per tutti, ma ripeto, io sono certo, barra, io sono sicuro che i problemi che Roma ha attualmente nel presente ci saranno sempre, ci saranno per sempre. Quindi, a voglia te dici cambio sindaco, no? Voglio cambiare sindaco, voglio cambiare persona che rappresenta i romani. Bene, secondo me ci possiamo mettere Bertolaso, ci possiamo mettere Matteo Salvini, ci possiamo mettere Giorgia Meloni, ci possiamo mettere Umberto Bossi che
una volta urlava ce l'ho duro, no? Vi ricordate? La Lega ce l'ha duro, no? Ci possiamo mettere Berlusconi, ci possiamo mettere Bersani, Bertinotti, che ne so, personaggi politici attuali di sinistra, oddio, Draghi, ci possiamo mettere chi vogliamo all'amministrazione di Roma Capitale, che ne so, chi ci sta, quello di destra, Enrico Michetti, ci possiamo mettere chi vogliamo, ragazzi, ma secondo me Roma continuerà ad avere i problemi che ha. Nessuno riuscirà a risolvere i problemi che Roma ha. Questa è la mia opinione. È la mia opinione. Grazie a tutti. Da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia è tutto. Ho espresso un mio punto di vista che mi auguro possa trovare il più completo accoglimento da parte vostra e soprattutto vi ho raccontato quello che secondo me è l'attuale, il presente. Iscrivetevi al mio canale, conoscitore italiano, lasciate dei commenti con educazione e con rispetto e soprattutto se la pensate come me mettete un bel like, un bel mi piace. Ciao a tutti!